magari. Affirmative. Era da un pezzo che volevo combattere al fianco di altri Spartan in un episodio principale della saga di Halo. E quindi, per me, la campagna di Halo 5 Guardians parte già alla grandissima. Ho giocato due livelli, prima da solo e poi in coop a quattro giocatori. C'era la seconda missione, con protagonisti Master Chief e il suo Blue Team, e poi una missione più avanti, a circa due terzi della campagna, nel deserto, con Locke e il suo team Osiris. La prima delle due, giustamente, si chiamava Blue Team. Devo ammettere che mi ci vorrà un po' per ricordarmi quale voce corrisponde a quale armatura, e sono curioso di vedere come il Team Blue verrà presentato. Io li conosco, avendo letto i libri, ma come verrà spiegato agli altri, a chi non li ha letti, chi sono questi personaggi, da dove arrivano, come hanno incontrato Master Chief? Per fortuna in battaglia sembrano essere abbastanza autosufficienti, anche se talvolta ho trovato utile dar loro degli ordini con la croce direzionale. On the ground, no quarter. Comunque, sul piano delle meccaniche, Halo 5 è un gradito ritorno a casa. La seconda missione si sviluppa molto in verticale e si presta all'uso delle nuove mosse, come questo colpo verso il basso o la spallata con cui è possibile eliminare i nemici più deboli. Inoltre, la mappa ti costringe a stare attento su più livelli e aggiunge sfumature interessanti. La cosa era particolarmente evidente durante uno scontro con due cacciatori in una grossa stanza circolare con delle passerelle sopraelevate. Puoi stare di sotto, affrontarli direttamente, ma giocando da solo mi è parso più prudente stare di sopra. In cooperativa, tra l'altro, abbiamo avuto la meglio in fretta perché li prendevamo in mezzo e li colpivamo nel punto debole sulla schiena. È un po' una situazione abbastanza classica della co-op in Halo. Nell'altra missione ho usato tantissimo la spallata, ma l'ho usata soprattutto contro i muri, come potete vedere qui. Nella campagna di Halo 5 ci sono diversi percorsi alternativi che si possono scoprire in questa maniera. Rimane da capire se nasconderanno segreti, teschi, depositi di armi, chi lo sa, lo vedremo giocando. Rimane anche da comprendere meglio questo nuovo nemico Promethean teleportante. Non sono molto resistenti, ma sanno essere parecchio fastidiosi quando ti attaccano assieme ai cavalieri, che sono invece molto più tosti, e a quel punto la situazione può diventare problematica. E poi c'è il Kraken. Pensavo fosse una variante dello Scarab inizialmente, ma no, è un boss gigante al cui confronto gli Scarab sono degli insetti. Anche solo riuscire a salirvi a bordo è sostanzialmente un'impresa, ma per fortuna avevo a disposizione un velivolo Promethean da usare. A quel punto sono dovuto solo introdurmi e raggiungere la sua fonte di energetica, e poi boom, missione compiuta. Farsi un'idea concreta da due missioni decontestualizzate non è semplice, però la campagna di Halo 5 sembra essere più ambiziosa sul piano narrativo rispetto a quella di Halo 4, che era molto concentrata su Master Chief. In 343 sostengono che la campagna sia anche molto più lunga di quella dei giochi precedenti, e in generale sono curioso di vedere come andrà avanti una sottotrama specifica che ho visto nella mia demo, ma che mi è stato chiesto di non svelare. Inoltre, voglio scoprire che ruolo avranno nel gioco Master Chief, Kelly, Linda e Frederick e, insomma, il rapporto fra di loro. Per scoprirlo e per sapere tutto su Halo 5, continuate a seguirci.